Questo è il sedimento aurifero, il mio obiettivo è inumidirlo e inoltre è setacciarlo per mezzo di setacci. In questa maniera andrò a recuperare tutto l'oro presente, il quale tendenzialmente ha un diametro sotto il millimetro. Il risultato lo passerò all'interno di questa macchina, Spiral Wheel, che mi produrrà un super concentrato in questo bicchierino qua dietro. E quindi quel bicchierino andrò a prenderlo e vuotarlo qua dentro per permettermi di recuperare solo l'oro. Tutto bello su carta e vediamo se effettivamente funziona. E noi ci rivediamo dopo la preview. Buongiorno cercatori d'oro. Io sono Matteo Berto, vi do il benvenuto al mio canale nel momento in cui foste nuovi e bentornati invece se siete amici a tempo. Sono seduto sopra uno dei macchinari del mio laboratorio, della mia Gold Room. Alcuni di voi hanno già visto il video l'anno scorso che vi lascio qua sopra in dettaglio e in particolare mi sto riferendo alla mia Spiral Wheel. Questo macchinario di importazione statunitense mi aiuterà in questo video a cercare l'oro presente in questo sedimento. In particolare questo sedimento pesante è composto per buona parte da minerali molto densi, i quali difficilmente saranno separabili al piatto. Quindi mi avvarrò di questo macchinario in mio possesso per andare a elaborare quei sedimenti pesanti ed estrarvi l'oro presente all'interno, sperando che ve ne sia tanto, perché durante gli scavi, i quali ho registrato qualcosina, ma più che altro ho lavato la maggior quantità possibile di sedimento in maniera tale da portare a casa più oro possibile. Dovete sapere che quando scavo il fiume, soprattutto nei momenti in cui trovo un posto molto aurifero, tendenzialmente approfondisco la produzione. Ciò significa sostanzialmente che si lava più sedimento possibile, si estrae di conseguenza un sacco di sedimento in poco tempo. E mia consuetudine è quindi quella di portare a casa il sedimento pesante, cioè sostanzialmente tutto quel sedimento che è presente nei tappetini di lavaggio. In questo contesto è qua dentro questo secchio rosso e di conseguenza a casa, grazie ai miei macchinari, è più semplice il lavaggio finale del concentrato. L'oro è un minerale molto denso, ma vi sono anche altri minerali densi. Comunque, ad esempio, la magnetite e il granato li troverete spesso e volentieri all'interno dei sedimenti presenti nella canaletta. Vi ricordo che la canaletta è uno strumento molto performante per attuare il lavaggio di tanti sedimenti auriferi per volta, e nel momento in cui voi, tramite la prospezione, troverete un luogo adatto a piazzare la canaletta, a lavare molti sedimenti in poco tempo, ecco che probabilmente potreste avere risultati simili ai miei. Vi serve questo macchinario per lavare il concentrato e tirare fuori l'oro? Assolutamente no. Infatti, solamente in alcune occasioni vi potrebbero servire macchinari di questo genere. Io per indole sono molto curioso e di conseguenza vado a provare molti macchinari presenti soprattutto nel mercato estero. Ma sappiate che anche voi, attraverso il lavaggio al piatto, è possibile comunque ottenere risultati soddisfacenti. Ci vorrà solamente un po' più di tempo e dovrete affinare ovviamente un po' la tecnica. Nel momento in cui anche voi foste curiosi di approfondire queste tecniche di lavaggio, ma non tanto con questi macchinari, piuttosto al piatto, fatemelo sapere questo nei commenti e vi dirò qualche trucco del mestiere per condurre la fase finale di lavaggio il concentrato aurifero. Non ci rimane altro che montare questo macchinario, ci vediamo all'opera. Ah, poi ho acquisito anche questo strumento, ma nessuno spoiler.
se ci siamo. Dopo un anno di inattività direi che funziona perfettamente. Qui dopo questa preparazione di macchinari andiamo a preparare il sedimento. Voglio soprattutto inumidirlo, in quanto il sedimento secco potrebbe inficiare moltissimo sul recupero dell'oro molto molto fine. Nel momento in cui l'oro fosse sotto forma di pagliuzza, molto fine e pesante, magari pochi decimi di milligrammo, ecco che potrebbe galleggiare per tensione superficiale e andreste a perderlo negli scarti. Vabbè, in questo contesto in cui ho i vasconi lo recupererei perché è un circuito chiuso. Inoltre i concentrati vanno lavati anche diverse volte per coprire tutte le taglie dell'oro possibili, anche quelle più difficoltose. Si parla comunque di morfologie molto differenti. Alle volte si parla di pagliuzze, queste magari possono essere finissime, alle volte si parla di granuli. Spesso e volentieri nei video su questo canale vi parlo di pepite e di conseguenza hanno anche loro delle meccaniche di deposizione, concentrazione e richiederanno delle tecniche particolari per essere trovate. Mescolo il concentrato pesante, aurifero, setacciato con acqua, in maniera tale da inumidirlo al 100%, che tutta l'acqua vada negli interstizi e che l'oro in questa maniera vada anche un po' al fondo del secchio, ma soprattutto non galleggi poi successivamente nelle altre fasi. Prendiamo un po' di concentrato aurifero col cucchiaio, lo poniamo nella macchina, nella spiral wheel, laviamo bene il cucchiaio e lei pian pianino farà sì che le pagliuzze salgano lungo questi scalini, se ne vedono un paio e vadano al centro e poi vanno a finire là dentro in quel contenitore. Vedete che il tubo è da lassù, arriva fino a giù e scarica in questo bicchiere. È un macchinario che costa, sia chiaro, perché comunque costa sui 300-400 euro. Quindi non è proprio semplice né da ottenere, c'è la dogana sopra, le tasse, l'importazione perché arriva dagli Stati Uniti. Non vi dico che sia facile o difficile costruire solo a casa, sia chiaro. Io ho voluto prenderlo, all'epoca ormai si parla di diversi anni fa, e lo uso di rado sinceramente, ma quando lo uso mi dà molte soddisfazioni. Oh, ragazzi, iniziamo la seconda parte di questo video. Ho sistemato un attimo la spiral wheel, ho recuperato tutto il sedimento che è stato già lavato una volta, andiamo a lavarlo poi in un ulteriore video, sicuramente troveremo ancora un po' di oro, secondo me sarà un 5-10%, ma iniziamo a recuperare questo di oggi. Da due giornate di lavoro, circa altre due giornate di prospezione, quindi 4 giornate in totale, un secchiello di concentrato aurifero, circa 150 secchielli di sedimento setacciato. Questo è il risultato, molto interessante. Non so bene quanto oro ci sia, ma penso ve ne sia abbastanza perché si vede occhio. Vi faccio vedere subito un'anteprima, ma adesso la cosa che più mi interessa è vedere se questa bowl effettivamente funziona. Scopriamolo assieme perché è la prima volta che lo utilizzo, quindi speriamo di non perdere tutto l'oro. Thank you.
parte che qua c'è un po' d'acqua, non so, dovrò metterla di nuovo un po' in bolla. Comunque ragazzi, wow, che risultato, eh! Fantastico, siete benissimo. La pompetta immette l'acqua circa in quella posizione, dando questo senso di rotazione. Al centro vi è un buco dove i sedimenti più pesanti, che non siano oro, vengono scartati, i quali vanno circa in questa posizione, in questa porzione interna della ciambella, salgono leggermente con il tempo finché vengono scartati. Adesso è ora finalmente di vedere qualche risultato, ragazzi, eh? Aspettatevi un sacco di oro, perché io qua già ne vedo, spero che renda la pena filmare, perché ragazzi ce n'è proprio tanto. È da tanto tempo che non vedo così tanto oro in un solo piatto e non vedo l'ora di pesarlo. Dopo tanti giorni di prospezione, coltivazione e, come avete già visto anche qui, per quanto riguarda tutto questo lavoro per pulire dal concentrato aurifero queste pagliuzze, mi rimane comunque una grande soddisfazione. Ora andremo a misurare effettivamente quanto oro ho trovato, tenendo conto che non è puro il 100%. Lo attesterò comunque come purezza intorno al 90%. Il grande momento quindi sta arrivando. Pesiamo assieme quanto oro ho trovato. Spostiamoci ora a utilizzare il mio microscopio a circa 10-15 ingrandimenti. Notate come la maggioranza dell'oro presente ha una morfologia appiattita, tabulare, detta anche a pagliuzza, tipica dell'oro alluvionale. E siamo anche arrivati al termine di questa avventura. Nel prossimo episodio di mercoledì andiamo a trattare più nel dettaglio le macchine che ho utilizzato e in futuro andremo a rilavare ancora il concentrato aurifero che ho già lavato una volta. Alla prossima, ragazzi!